dovremmo essere live con Batman Arkham Knight su PC. Lo sto giocando io, mi vedete in alto a destra. E in alto a sinistra invece vedete il contatore di FPS, perché so che volete vedere a quanto va. Questo gioco molto controverso, tra l'altro, per una scarsa ottimizzazione. E mi sono scordato di presentare anche qui, c'è il nostro Clay, che leggerà eventuali domande che ci farete da live. E ogni tanto interverrà, vero Clay? Perché per smorzare un pochettino. Io qui sono alla guida della Batmobile, che è un'introduzione, una novità per la serie Batman Arkham, perché è stata introdotta proprio da questo capitolo. Rocksteady ha voluto un po' movimentare le nostre scampagnate cittadine e ha messo questo veicolo, che tra l'altro a me piace molto per questi prime ore di gioco. L'ho provata, mi piace guidarla e mi piace anche combattere, c'è proprio questa modalità di combattimento. E adesso si vede ancora nero. Si vede ancora nero? Sì. Devi mettere... L'ho già messo. Ah, ok. E allora a breve dovrebbe andare. Dovreste vederlo. Aspetto che tu mi dia la conferma. Ecco, è andato. Ok. Come vedete qui sono sempre a bordo della Batmobile e sparo. C'è stato adesso proprio un calo di FPS. E è stato un impatto un po' traumatico, perché l'ho cominciato a giocare a impostazioni alte, quindi ho attivato gli effetti Nvidia e la situazione era un po' problematica. Questo porting non è stato realizzato benissimo. Poi però, abbassando un po', giocando un po' con le impostazioni, sono riuscito a trovare... non so cosa debba fare qui, ma non ne ho idea. Sono riuscito a trovare una configurazione abbastanza stabile anche per questi live. Adesso vi faccio vedere le opzioni grafiche, come l'ho impostate io. Ho messo tutto a normale, 1920x1080, e ho disattivato tutti gli effetti Nvidia. Mi raccomando, se volete un incremento di prestazioni considerevole, disattivate fumo, nebbie interattivi, che sono veramente pesantucci. Poi ovviamente la mia configurazione è quella che vedete nelle recensioni, ve la ripeto, una configurazione medio-alta, anzi più media che alta, diciamo, perché i tempi sono passati. Ho una GTX 670 con un i5 2500K, 8 GB di RAM, e sto su Windows 7. Eccolo lì, guarda, ho trovato già uno dei scagnozzi dell'enigmista. Così faccio vedere anche il combattimento. Ecco, ci sono questi nuovi KO, per esempio. Questo che avete visto adesso è il KO assistito della Batmobile. No, ho anche messo KO involontariamente il tizio dell'enigmista. Ok, perfetto. Allora, curiosità. Una curiosità, sì. Ma la Batmobile è comoda da utilizzare, ma soprattutto la velocità, diciamo, ecco, giustifica l'utilizzo. Allora, per muoversi in giro, oppure ti rispondo subito. Da quello che ho visto in queste prime ore, è più veloce spostarsi con rampino, quello che sto utilizzando adesso, che ha ottenuto tra l'altro anche un potenziamento che fa aumentare la velocità di rilascio, quindi ci spara nell'atmosfera ad altissime velocità, piuttosto che la Batmobile, anche perché il rampino ci dà una più grande mobilità, possiamo passare sopra i tetti, tagliare ampie sezioni di strada, quindi la Batmobile è meno utilizzata per spostamenti veloci. La Batmobile è essenziale soprattutto più avanti nel gioco, perché ho già visto altre aree, le ho visitate, quando ci saranno i blindati dell'Arkham Knight, perché a piedi è praticamente impossibile. Ecco qui intanto c'è questo trofeo, è impossibile sconfiggerli. Ci vuole per forza l'aiuto della nostra Batmobile. Ah già, forse ho capito. C'è una pedana lì. Buono. Quindi è giustificato più avanti. Più avanti diciamo di sì. Perché... Ah, forse ho capito come funziona la cosa. Ah, bene, sei qui. Ah, c'è l'enigmista. Che questo enigmista, che è ovviamente uno dei cattivi che ci accompagnano sin dai primi capitoli, che riempie la città praticamente di enigmi, tra collezionabili, tra punti proprio che vanno scannerizzati per ottenere dei punti e dei sbloccabili. Quando dovrai cercare di salvare un uomo condannato in mezzo a quel branco di idioti? È sempre cinico il grande Edward Enigma.
Comunque, stavo dicendo, questa versione PC castratissima, ottimizzata malissimo. Avete visto anche delle immagini, le abbiamo postate sul... guardate qui, tra l'altro. Tra l'altro, sembra quasi downgradata rispetto a... alla versione PlayStation 4. Mancano per esempio delle texture. Usa il bata telecomandato per scansionare i rivoltosi. Adesso cosa devo fare? Devo scansionare i rivoltosi. Ops. Vediamo un po', scansioniamo anche questi altri tipi. L'ho trovato. Eccolo là, trovato. Colpire il criminale con una scarica elettrica neutralizzerà l'esplosivo. I combattimenti sono sempre degni di Batman. Allora, i combattimenti utilizzano sempre il free flow, quindi il combattimento classico, bellissimo, e sono stati incrementati i KO, il numero di KO, c'è il KO Batmobile. C'è anche un KO terrore che viene utilizzato nella modalità furtiva. Magari ve lo faccio vedere dopo se riesco a beccare qualcuno furtivamente. E è veramente forse troppo potente a volte da utilizzare, perché mi ricordo che alcune fasi stealth, che prima erano impegnative, ci richiedevano, mamma mia che scatto, ci richiedevano di gestirci bene i nemici da colpire, quando colpirli, attirarli lontano e così via. Invece questo KO forse semplifica un po' troppo le cose. Poi bisognerà vedere come è stato contestualizzato anche soprattutto più avanti nel gioco, perché volevo ricordare che sono nelle primissime ore di gioco. Adesso farò anche una missione principale, volerò un po' per la città, farò qualche combattimento, vediamo se riesco a prendere qualcuno furtivamente, ma dubito. Ecco, vedete, ci sono anche le automobili dei criminali, che adesso si muovono anche in automobile e ci investono se ci beccano per strada. La recensione del gioco arriverà con forse un po' di ritardo rispetto alle altre testate, la versione PC peraltro, perché quella console è già uscita praticamente dappertutto. Sono in periodo di esami, quindi non posso giocare tantissimo, però vi prometto che farò del mio meglio per riuscire a far uscire l'articolo in tempi brevi. Vediamo se riesco a prendere questo tipo. Ci sono due tipi qui sotto. Vieni qua giù e fatti ammazzare. Sapevo che avevi troppa fifa per venire qua giù ad affrontare. Un criminale. Mi sa che mi ha visto però. Coniglio, hai troppa fifa per venire giù ad affrontarmi? Vieni qua giù. Ecco, mi ha visto. Sicuro. Ecco, guarda che scatto. Ok. Dai, salta, Batman. Ciao, bello. Guardate che scatto. Ecco, questo è il free flow che avevo già accennato prima. Classico combattimento action. Ci sono anche questi contrattacchi. Poi ovviamente con i livelli si sbloccheranno sempre più contrattacchi e diverrà tutto più spettacolare. Questo era un drappello di nemici piuttosto standard. Allora, questa è la mappa di gioco, come vi ho già fatto vedere prima. Adesso facciamo la missione principale, direi. Dove cavolo è? Com'è la gestione della fisica? Allora, la gestione della fisica, ho notato, il motore fisico dovrebbe essere sempre il physics di Nvidia. Quindi la gestione della fisica è generalmente buona. Certo, ci sono sempre un po' i bug, tipo persone che volano irrealmente via. Però, diciamo, la gestione della fisica è buona. C'è anche una buona distruttibilità ambientale, veramente, veramente molto buona. Ora chiamo la Batmobile. La fisica direi che mi piace, guardate intanto... Sta andando quasi a diapositive in questi frangenti, ci sono dei cali. Stavamo discutendo proprio ieri anche con Shepard tra di noi e abbiamo ipotizzato anche quale potrebbe essere la causa di questi cali o una causa che contribuisce. Perché sappiamo che questo Batman Arkham Knight usufruisce di Denuvo, che è un DRM che...
è famigerato tra i pirati perché funziona particolarmente bene e non permette di craccare immediatamente il gioco, quindi le crack arrivano dopo tanto tempo. Eccola. C'è anche Joker qui. Non è lui però, ovviamente. Poi non vi spoilerò nulla, ma questa è una delle prime missioni di gioco comunque. Sono andato avanti per molto poco, quindi l'hanno presa. Stavo dicendo, probabilmente questo denuvo contribuisce perché crea uno sforzo anomalo dell'hard disk e quindi potrebbe causare questi cali. Non lo sappiamo se è così, ma aspettiamo sinceramente una patch di Rocksteady. Ok, resta in contatto. Prima o poi dovrai dirgli che colpa tua, Batman. E la parte migliore è che sarò proprio lì con te quando lo farai. Okay, scorta Gordon alla torre dell'orologio di Oracle. Adesso devo seguire il commissario. Jim Gordon. Guida lentamente e lasciami gestire eventuali problemi. Perché non l'ho impedito? Una cosa del genere non era prevedibile, Jim. E invece dovevo immaginarlo come padre, come poliziotto. A parte la Batmobile, hai notato qualche altra novità? Sì, come ho già detto, ci sono le novità dei takedown, quindi del combattimento. Questo Fear Takedown che vi ho già accennato prima. Tanto qui sto facendo un combattimento, quindi scusa se non ti rispondo celermente. Ok, una l'ho sistemata. Ok, poi oltre al fatto che ci sono delle novità proprio della tuta di Batman, quindi c'è un potenziamento, oltre che del combattimento, proprio dei gadget stessi. Quindi c'è questo triplo rampino, il rampino ancora più, mamma mia qua come va ragazzi, va una merda. Va ancora più veloce quando si utilizza lo scatto. Madonna mia. Intanto se qualcuno che ci sta guardando vuole fare qualche altra domanda, sì, sì, invito a farle. Anche sul commento sulla mia guida disastrosa qui. Comunque vi assicuro ragazzi, questa guida disastrosa è dovuta anche dal pessimo frame rate che starete sicuramente vedendo. Ok, l'ho sistemato. Gordon, sei salvo. Probabilmente comunque da quello che vedo, non so, potrebbe essere magari anche gradita una guida appunto della Batmobile in prima persona, da dentro l'abitacolo piuttosto che da fuori, perché vedo che la pioggia può dar fastidio. Allora guarda, ci sono diverse visuali che adesso vi faccio vedere, però no, adesso sta aprendo la cosa, quindi non vi posso far vedere. Devo fare entrare Gordon dentro la Batmobile, quindi lo dobbiamo scortare. Il povero commissario è invecchiato ragazzi, si vede. Ciao Alfred. Il doppiaggio mi piace, devo dire. Anche se molti la voce di Batman o si ama o si odia, a me personalmente piace. Ecco, grande Alfred, molto utile. Miagani Island. Queste sono delle aree di gioco praticamente separate quasi da una dall'altra, ci sono dei ponti, dei raccordi. Ok, ci sono anche dei droni. Per quanto riguarda il gameplay siamo sempre su ottimi, come avrete visto anche finora, livelli. Rocksteady non si smentisce. Comunque vi faccio vedere la telecamera, questa è un po' più allontanata, questa è quasi è in prima persona ma si vede praticamente dal cofano, e questa che è con la standard che utilizzo. Passo il controllo manuale, lo fermerò signore. Che diavolo è quello? È Batman, torna indietro subito. Vieni qua, spacco tutto. Vedete la distruttibilità ambientale comunque quanto è. La torre dell'orologio è circondata. Comprerò l'area e ti farò sapere quando sarà sicuro. Sì, sempre combattimento in Batmobile. Dai, vieni carretto. Carri funebri. Quell'affare si muove troppo
Guarda quanti sono. Vai. Vai, vai, vai. Attacco confermato. E muori. Aspetta. Uno in meno, signore. Prima sembrare degli idioti. Lanciamo i missili. Quanti ne sono rimasti? Oh, mamma mia. E poi il bello è che con questa roba manco ci ammazza la gente. Ci ammazza proprio. Gli spara cannonate, li investe, ma rimane sempre dell'opinione che uccidere è male. Il nostro caro Batman. Ok, sono tutti come morti. Come sono le sessioni con questa macchina, questa Batmobile? Allora, finora mi piacciono molto. Modalità combattimento. Finora mi piacciono molto, devo dire. Pensavo molto peggio quando l'hanno annunciata, non sapevo come sarebbero state implementate. Però devo dire che dopo averle provate, mi piacciono. Sono ben strutturate. Poi ho combattuto anche una specie di boss fight, quindi con la Batmobile, e devo dire che era fatta abbastanza bene. Quindi sicuramente sono inferiori alle fasi di combattimento, però devo dire che sono state realizzate con la dovuta cura. Non è stata buttata proprio lì la Batmobile, chiaramente. Allora, non è sicuro entrare nella torre con i miliziani là sotto. Forse vi faccio vedere qualcosa di furtivo ora. Stiamo perdendo tempo, il pipistrello non c'è. Il capo dice che verrà a cercare la figlia di Gordon. Ci sono i blindati a pattugliare l'area. Chi è stato? Ecco. Un'altra domanda che penso che a tutti quanti potrebbe interessare sapere questa cosa. A livello di bug, come siamo messi? Allora, finora di bug non ne ho trovati, sinceramente. Non ho trovato nessun bug, se non qualche glitch grafico, qualcosa del genere. Bug veri e propri non ne ho trovati. A parte appunto i problemi derivanti dall'ottimizzazione e da questi suddetti glitch. Ma ecco qui, uno, one man down. Intanto un utente ci fa notare che effettivamente, su questo sono d'accordo, che diciamo ci si lamenta di Ubisoft e poi alla fine purtroppo con Batman Rocksteady ha affidato a questo studio il porting su PC, che l'ha fatto veramente da cani, si può sì, dire. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Infatti non bisogna stare attenti a poi attaccare Ubisoft e a dire va bene dai, Rocksteady glielo facciamo passare, perché se abbiamo insultato Ubisoft, e l'ho insultato anch'io per Unity, sicuramente va insultata anche Rocksteady e Warner Bros. per questo porting disastroso. Fortunatamente il gioco per adesso è giocabile, con molti problemi, ma è giocabile. Però ovviamente chi ha una scheda video di quelle prestanti, non lo so, tipo una 970 o una 680, anche così, e giocarlo a impostazioni minime per godere di un frame rate decente, che tra l'altro è anche cappato a 30, mi ero scordato di dirlo, lo vedete in alto, non va più di 30 perché è bloccato a 30. C'è la possibilità di sbloccarlo modificando un fileini, cosa che non ho fatto. Per adesso sconsiglio di fare, perché secondo me si andrà incontro a un peggioramento della stabilità. Perché lo stuttering è dovuto non solo dai frame che scendono da 30 a 15, eccetera eccetera. Eccolo là. Tanto sistemo sti due. Ok. Ma anche non so se passa da 60 a 40, lo stuttering si vede comunque. E non, visto che questa ottimizzazione è un po' così e così, anzi fa proprio schifo. Intanto non fate caso al tipo in alto a destra. Anche, meno male che l'ho coperto io con la webcam. Meno male. Comunque, stavo dicendo, è bloccato quindi a 30, e questi 30 sono decisamente più stabili. Quindi per adesso lasciatelo così, perché secondo me con una patch Rocksteady non è così stupida da far finta di nulla e li sbloccherà questi frame. Sì, beh, effettivamente immagino che in questo momento Rocksteady stia insultando lo studio, il team che doveva fare il porting, probabilmente, perché non so,
nei precedenti Batman, almeno quello che ho provato io, non era in Sei di questo nuovo qui? modo il gioco su PC, assolutamente. Comunque, Io non ho capito, ma... sottolinea il fatto che l'utente SpongeBob sottolinea che hanno creato un sacco di hype intorno a Batman Arkham Knight, addirittura dicendo che era il titolo più atteso dell'anno, e poi alla fine si sono presentati con un porting così su PC. Allora, sono d'accordo perché quello che mi ha dato fastidio è la propaganda proprio di Nvidia che ha calcato proprio su queste feature. Vedi il fumo, la pioggia, eccetera, eccetera, che adesso sono inutilizzabili su schede di alta e media potenza. Solo se avete una Titan riuscite a giocarci con tutte le impostazioni Nvidia a un frame rate accettabile. Ve lo dico, non è che adesso fate così, no, te c'è una 670. No, ve lo dico subito perché sui forum Steam e su anche i forum proprio di Batman, eccetera, eccetera, ci sono utenti con schede molto più potenti della mia che si lamentano di questo fatto. E Nvidia, è stata anche accusata dagli utenti. Guardate, intanto, ci saranno un po' di spoiler sicuramente in questo live, non posso farne a meno purtroppo. È stata accusata dagli utenti di aver pubblicizzato le sue feature a 60 frame al secondo, quando il gioco poi è cappato a 30. Che cosa devo fare? Ora? Ah, niente, era proprio un'allucinazione di quelle brutte. Fondamentalmente hanno mentito. Hanno mentito e non è la prima volta, soprattutto che Nvidia ha questo atteggiamento un po' scorretto nei confronti dei videogiocatori PC, perché anche con The Witcher 3, anche se in maniera un po' minore, Nvidia è stata accusata di aver castrato le prestazioni della serie precedente alla 900 per spingere le vendite. Adesso io non voglio confermare né smentire questi rumor, però tutte queste voci intorno a Nvidia, soprattutto nel mondo PC, non fanno bene alla società, che è stata sempre un punto di riferimento per l'ottimizzazione dei giochi e per gli effetti grafici. Quindi a me dispiace perché sono sempre stato un acquirente di schede Nvidia, apprezzavo molto gli effetti, non sono uno di quei fanboy che Nvidia è meglio di AMD e tutto quanto, però apprezzavo molto l'ottimizzazione che faceva, anche se fregava qualcosa AMD, bisogna dirlo. Mi piacciono molto gli effetti, per esempio, del physics, ho apprezzato in Borderlands anche nel precedente Batman. Ma in questa situazione ho dovuto disattivare gli effetti, anche se io normalmente, vi ricordo, il gioco l'ho imposto più o meno normale barra alto con l'effetto della pioggia e quello della carta, dei foglietti di carta a terra che si muovono col vento al passaggio attivati. Adesso l'ho disattivati perché ovviamente il live appesantisce tantissimo il gioco, quindi le prestazioni. Infatti adesso. Infatti, io credo sia giusto sottolineare che purtroppo, almeno negli ultimi grandi titoli usciti, che sono The Witcher e Batman, purtroppo sia Nvidia stessa, per buona parte, la causa della mala ottimizzazione, che per i suoi effetti, che tra l'altro alcuni sono attivi di base e non si possono disattivare, che su AMD, tra l'altro causano problemi, ma anche su Nvidia stessa, che con i driver ha fatto casino. Intanto che parli tu, Clay, c'è una sequenza bellissima cinematica con Gordon che picchia Batman. Bellissimo. No, Jim, non farmi questo. No, Jim. No, Jim. No, Jim. Cosa hai Me la fatto? caverò da solo. Sono d'accordo, Jim. Anch'io avrei fatto lo stesso se l'avessi scoperto. Ok. Piuttosto bene, tutto sommato. Sta Certo, io zitto. non gliel'avrei detto, ma è per questo che è così liberatorio essere in Comunque, se mezzo. ci sono altre domande, sfuriate anche perché Che so che i cosa giocatori sta PC sono accadendo a incazzatissimi. Batman? Anch'io sono arrabbiato, adesso non lo faccio vedere nel live. Ovviamente mantengo un barlume di professionalità, quello che mi rimane. Però sono arrabbiato per questa presa in giro che c'è stata. Lo Perché so non è la bene, prima ma volta che adesso un gioco questa PC volta
si sono che può dare potenzialmente il massimo, soprattutto Batman, perché sono sempre stati ricordati come un punto di riferimento tecnico, quasi un punto di riferimento tecnico per i videogiochi action. E adesso trovarci con questa ottimizzazione scandalosa. Vediamo un po'. Qui sto facendo una... No, non funzionerà. Devo scoprire come hanno rapito Barbara. Devo provare a avviare le immagini. Riavvolgiamo le immagini, vediamo cosa scopro. Tra l'altro, sempre a proposito dell'ottimizzazione, la cosa più assurda è che il gioco si basa pure su un fantastico, ottimo motore grafico che è la Real Engine 3 e purtroppo, nonostante appunto ha delle fondamenta più che solide, non mi piace. Alla fine mostra una grande debolezza. Come la stanno trasportando. Questo qui. Vediamo un po'. Intanto sto riavvolgendo delle immagini, ecco, guarda qui che ci è. C'è l'Arkham Knight. Non c'è nulla che mi dica come hanno rapito Barbara o chi sia stato. Ecco qua. Quello è il cavaliere di Arkham, a Barbara. Devo confermare. Quello è il cavaliere di Arkham. Volevo spendere anche delle parole sul nemico, Arkham Knight, che finora non mi è parso particolarmente carismatico, però è interessante sicuramente perché ha questo esercito di droni al suo servizio, un esercito paramilitare molto avanzato tecnologicamente, quindi è anche molto insidioso nei confronti del Cavaliere Oscuro. Ma nulla a che vedere con Joker, ovviamente, scordatevelo, perché Joker è imbattibile sotto quel punto di vista. Vediamo un po' se riesco a scoprire come hanno rapito Barbara Gordon. Non mi sembra ci sia nulla qui. Forse qui. Cosa c'è qui? Tanto che lei ci sono altre domande, qualcos'altro? No, per adesso nulla. Ok. Ma voi lo vedete sto Arkham Knight? Non vedo un ciufolo, non ci vedo. Qui non c'è nulla che mi dica come hanno rapito Barbara o chi sia stato. Comunque penso sia interessante anche sapere com'è un po' la gestione dei movimenti di Batman, sempre allora, soddisfacente come su diciamo che City. La città si è sviluppata di più in verticale e quindi, come avevo già accennato prima nelle novità, è stato essenziale introdurre un nuovo tipo di rampino, un rampino più potente, quindi che dà uno slancio maggiore. Per superare edifici più alti, quindi diciamo che i movimenti di Batman sono stati incrementati per quanto riguarda l'altezza che può raggiungere sicuramente e la sua mobilità generale e la sua velocità, e poi ovviamente c'è la Batmobile che per gli spostamenti può essere anche utile. Diciamo che la Batmobile più che per gli spostamenti, come dicevo prima, è più utile per la risoluzione di enigmi ambientali e per i combattimenti contro i droni. Per il resto diciamo che... Madonna mia, ma come cazzarola? Non so dove diavolo andare a guardare. Qui non c'è nulla che mi dica come hanno rapito Barbara o chi sia stato. Una sorta di enigma qui con le telecamere. Avevo visto un tipo che... Non mi ricordo come cavolo si chiamasse. Però ero sicuro che sto tipo... Questo l'ho già visto.
Tanto rinnovo l'invito agli utenti di inviarci qualche domanda, farci qualche domanda, insomma, se vogliono sapere qualcosa anche... di più specifico. Sì, invito anche a seguirci, oltre che su Twitch, sulle pagine, le nostre pagine Facebook, sempre aggiornate, tra l'altro con tantissime notizie, anche immagini divertenti. E inoltre seguirci ovviamente su GameSquare, anche nel nostro YouTube, il nostro canale YouTube, che YouTube. Anche lì mettiamo i filmati di gameplay, rubriche. Devo trovare quel fottuto veicolo, vediamo se riesco a trovarlo, perché ho individuato il veicolo ma chi volesse visitare il nostro canale, adesso invio pure il link. Sì, lo invio anche in chat. Ciao. Non vedo nulla, ragazzi. Non vedo nessun. Se sono immagini influenti. Non posso uscire da sta roba. No. Devo trovare ancora degli indizi. Effettivamente questa è una fase un po' più, diciamo, sì, pallosa. Più pallosa. E non riesco a capire neanche cosa cazzarola devo fare. Perché ho trovato la macchina, ma non... Ecco, la macchina è questa. È probabile che l'abbiano portata via in uno di quei veicoli. Devo individuare quale e rintracciarlo. È questo. Là. Ecco, ah, era così facile, madonna. Ma sei proprio stupido, Batman. L'avevi visto prima, mica? Lo devo scannerizzare io. Mamma mia, certo. Meno male che è il più grande detective del mondo. Mi condurrà da loro. Ok, segui il veicolo del cavaliere di Arkham. Dopo Sherlock Holmes. Adesso che ci penso... Come sapeva Crane di dover cercare la tua assistente informatica? Quando le ho sparato non avevo idea che lavorasse per te. È stata fortuna. Ok. Intanto faccio vedere anche il sistema di upgrade, visto che mi hanno dato dei punti. È un po' cambiato rispetto al passato, perché oltre agli upgrade dei gadget, della tecnologia, quindi delle mosse, ce ne sono anche quelli della Batmobile e delle armi della Batmobile. Faccio vedere, per esempio, c'è questo qui, potenza della Batmobile perché possa distruggere droni isolati se li colpisce con velocità sufficiente in modalità inseguimento, per esempio. Questo mi piace. Però per adesso lascerei stare la Batmobile. Questi qua, le armi invece, aumenta l'energia guadagnata dall'arma secondaria della Batmobile con ciascun nemico distrutto. Stabilizza il cannone Vulcan, ma io andrei... tecnologia gadget. Tanto c'è Shepard che evidenzia che la sessione che hai fatto poco fa di guarda i filmati è un po' da stalker, che stai lì a farla spiare un po'. Sì, sì. Mettiamo questo gel esplosivo che mi piace. E poi direi che me li conservo questi punti, dai. Me li vedo bene dopo. È un po' da stalker, infatti basta, Joker. Pinto, Joker. Non è vero, perché non gli posso tirare i Batarang. Vedete anche la fisica del mantello come svolazza bene. E adesso ci dirigiamo verso l'obiettivo. Tutti giù per terra con la planata e poi la picchiata. Chiamiamo la Batmobile che sta lì. Le tracce del blindato mi condurranno da Barbara. Tracce del blindato. Lo scanner della Batmobile per seguirle. C'è anche lo scanner della Batmobile. Comunque ne approfitto per invitare un'altra volta gli utenti a farci qualche domanda. Alfred, voglio il nome del cavaliere. Hanno qualche curiosità da sapere, oppure magari qualcosa che abbiamo detto però non hanno ancora sentito. Arkham City. Non hanno sentito, magari sono arrivati adesso. Detenuto che è stato rilasciato dopo la morte di Hugo e Alfred. Arrivano di Barbara. Attiva i protocolli di sicurezza della Batcaverna. Non abbassare la guardia. Perso le tracce? Batman, Oracle. Ora ti importa nessuno. Devi solo. No, sarò di qua. Ma Gotham è grande e c'è un esercito che ci divide. Come vedete,
quando investo la gente viene colpita da un attacco di teaser. Oh, questo cos'è? Un enigma dell'enigmista. Probabilmente sto facendo la missione. Vediamo un po'. Ah, ho capito, forse. Vabbè, per adesso lasciamo stare gli enigmi, dai, che sono un po' noiosetti. No, la Batmobile. Vorresti andare col rampino, eh? Vai. Seguiamo questo veicolo dove c'è l'Arkham Knight. Attenzione, è Batman. Grazie al ciufolo che è Batman. Finiscono qua le tracce? Ah no, ecco. Quel drone volante non mi piace. Qualche combattimento in più. Qualche? Combattimento in più. I combattimenti li ho già fatti vedere, adesso sto facendo vedere la Batmobile. Il combattimento l'ho già fatto vedere prima, anche lo stealth. Poi adesso vediamo se incontro. Adesso sicuramente incontrerò dei nemici. Indago subito. Esamina il dispositivo della milizia. Ecco, guarda dove è saltato. Questa è l'espulsione dalla Batmobile che si può effettuare soprattutto nei combattimenti. Ecco, qui adesso ci sarà qualche combattimento, immagino. Dove siete? Eccoli, per esempio. Li attacchiamo, così almeno facciamo qualche combattimento e facciamo contenti tutti. Vieni. Oh. Sì, ma era solo questo. Vabbè, ciao. Ciao. Qui il frame rate non è molto lusinghiero. Oggi Bob fa una domanda un po' off topic. Cioè? Dicendo, cioè? Delle mazzette che invidia dagli sviluppatori. Che invidia dagli sviluppatori di Project Cars, non ne parla nessuno. Ah. Anche lì effettivamente. Cioè, non si sa se sono mazzette o meno, perché queste qui non siano le prove. Però sicuramente Nvidia fa degli investimenti, diciamo, che permette agli sviluppatori di ottimizzare. Ma le dà anche noi Nvidia le mazzette. Nvidia. Infatti adesso parlerò benissimo di Batman. È ottimizzato benissimo, soprattutto gli effetti Nvidia. Non pesano per nulla, sono bellissimi, ragazzi. Lo potete rinunciare. Sì, sì. Creerò un collegamento remoto con il Batcomputer e la colpirò con tutti i virus che ho. Tutti i virus che ha. Tra cui la sifilide. Sappiamo che Batman. Per rispondere alla domanda di Hiro, che di Hiro, che si stava là, anche lui, sì, il live lo manderemo in replica su YouTube, sì, sul nostro canale YouTube. Lo metteremo anche su YouTube. Ti abbiamo linkato poco fa in chat, se non avete visto, eccolo qui. Ecco qui, Ok, adesso vedete un po' di combattimento a bordo della Batmobile. Ma le prime fasi di gioco si utilizza più la Batmobile che... Si va più con la Batmobile che a piedi. Ho notato questo. Quindi perdonate se non ci sono troppe sezioni di combattimento a piedate, però è proprio così il gioco all'inizio. Beh, anche normale da una parte per focussare, sì. Insomma, cioè devi dare un focus sulla novità. La Batmobile. E effettivamente molte persone ad oggi volevano... Sì, era una cosa molto molto richiesta. Come vedete poi ci sono due tipi di cannoni per la Batmobile. Questo mitragliatore che non fa un cazzo contro i blindati e questo cannone che spacca tutto. Okay. Quindi diciamo si riduce molto spesso questi combattimenti a utilizzare il cannone. Per la maggior parte del tempo sì, però diciamo che il mitragliatore viene utilizzato... Dai, oh. Oh. Ah, ecco. È un enigma che devo...
Ok, la bomba è esplosa. Qui, campagna per il disarmo. Vedete, ci sono diverse missioni che si attivano. Queste sono quelle che siamo abituati a fare a Batman. Non sono missioni indicate, quindi si faranno con il con l'esplorare la mappa e con l'andare avanti nella storia. Per esempio questa, conquista le strade, oppure i pompieri scomparsi, gli omicidi, questa qui di disattivare le bombe. Sono tutte missioni secondarie carine che alla fine culminano molto spesso con l'incontro di un super cattivo. Ehi. Due frame al minuto non... Qualche volta si può, giustamente, cioè, giustamente dovuto all'ottimizzazione capita che calano gli FPS. Purtroppo è così. Abbiamo avuto modo di vedere anche altri live, insomma, o comunque registrazioni di filmati in gioco di altre persone che avevano il 980T e nonostante questo andavano comunque, scendevano, c'erano dei cali anche a 10 fps. Di conseguenza non è un fatto di computer, ragazzi, ma è un fatto proprio di ottimizzazione. È un'ottimizzazione che è stata un po' tralasciata perché... Ricordiamo, lo studio non è Rocksteady, ma è uno studio esterno di cui non so il nome, sinceramente, ora. Non mi viene in mente il nome. Ecco, intanto sto interrogando questo scagnozzo dell'enigmista, che sono questi scagnozzi che vi danno le informazioni dei collezionabili dell'enigmista, di tutti gli enigmi presenti in una determinata zona della mappa, in questo caso a Bleak Island. Poi ovviamente compariranno sulla mappa e li vedrete, che sono questi qui, distruttibili, questi punti interrogativi che sono i trofei in senso stretto. Ok, salva Oracle dal Cavaliere di Arkham. Ok, sto ancora facendo la missione, devo seguire ancora le tracce dai. Allora, dobbiamo seguire ancora queste tracce. Madonna mia. Ok, seguiamo. Ovviamente le missioni di Batman sono sempre da detective. Seguire tracce, abbattere nemici inconsapevoli. Ecco, qui c'è un ponte alzato. Sarà un ostacolo non indifferente. La pista del cavaliere porta a Niagani Island. Abbassa il Mercy Bridge. Abbassa il Mercy Bridge. Siamo chiusi fuori. Devono essersi collegati al sistema di controllo dei trasporti. Trovami il loro punto d'accesso. Bene. Troviamo il punto d'accesso. Il traffico di rete, si direbbe tutto. Come siamo a tempo? Siamo... Sono passati 45 minuti. Ok. Vado a piedi e acquisisco il live da 45 minuti. Ti contatterò quando potrai abbassare il ponte. Sia prudente. Miagani Island brulica di droni e truppe della milizia. Più o meno il live durerà un'oretta. Un'oretta, sì, sì. Poi dipende anche da quello che si sta facendo. Se ci sono other domande. Comunque io intanto stavo cercando appunto di reperire il nome di questa software house, comunque di questo team che ha avuto a che fare con il porting di Batman Arkham Knight, ma non riesco a trovarlo. Tutti quanti riportano come sviluppatore unico Rocksteady, la stazione e non pare non ci sia. Questo invece è il KO Terrore, che sto facendo vedere adesso, scusa un attimo. Che è una novità che permette, come avete visto, di abbattere due nemici in rapidissimo tempo, furtivamente, tra virgolette, perché in realtà fa un casino della madonna. Infatti sono arrivati subito i tipi armati di mitra. Ecco, forse dovrebbe chiamarsi Tron Galaxy Studios, una software house, praticamente un team di sviluppatori praticamente sconosciuti. Tanto guardate che comunque che mossa che ha fatto. Comunque poco conosciuti, perché non sono proprio sconosciuti, anzi sono occupati anche di Bioshock Infinite e di Borderlands 2 per la PlayStation Vita. Ah, ecco perché, ragazzi,
ho scoperto per quale motivo a chi si sono affidati. Non so se qualcuno si ricorda com'è stato il porting di Borderlands 2 sulla PS Vita. Infatti sono state proprio lo stesso team che ha fatto Batman a fare il porting su PC, e quindi non vorrei che sia proprio collegato a questo. Probabilmente questo team non è molto famoso per le buone ottimizzazioni. Poi non lo so, io non l'ho provato, però hanno fatto anche il porting di Destiny su PlayStation 3. Gli uomini del Cavaliere di Arkham sono sistemati. Posso usare il loro terminale per abbassare i ponti. Però di quello non mi pare che sono state particolari lamentele. È ancora lui. Questo non è il lavoro di Barbara? Oh, allora, chiede Argon se è fantastico questo gioco. Allora, per quanto riguarda il gameplay, storia, finora quello che sto vedendo, super cattivi, direi che siamo vicini al fantastico. La dimensione fantastica si perde quando si analizza il comparto tecnico, che per adesso in quanto a ottimizzazione è disastroso. Quindi è un gioco buono per adesso, con gravi problemi di ottimizzazione, ma non direi che è fantastico per ora. Enigma, contattami quando sei pronto con il ponte. Purtroppo, infatti, purtroppo vediamo che ogni tanto ci sono dei cali di FPS, ragazzi. Purtroppo, ragazzi, il gioco resta comunque di qualità. Qui non ci piove. Guarda chi c'è intanto, Catwoman. Il gioco resta comunque di qualità. Ci sono personaggi carismatici, incontrate super cattivi, amici. Per adesso, per esempio, adesso Catwoman. In ogni missione il level design è fantastico, la città gotica è fantastica. Ma tutto è inficiato da un comparto tecnico instabile. E per quanto uno possa chiudere parzialmente gli occhi, la giocabilità sicuramente viene inficiata, perché le combo in Batman che sono state importate soprattutto nella modalità sfida possono venire interrotte proprio da un calo di FPS. Come prima, durante un combattimento per esempio ho ciccato un colpo proprio perché è frizzato il gioco, oppure mentre guidavo la Batmobile. Quindi il gameplay è inficiato da questi cali di FPS, non si può dire il contrario assolutamente. E devo dire che mi dispiace moltissimo, perché Batman è una di quelle serie che ritengo una delle migliori nel panorama action stealth, anche per quanto riguarda il carisma dei personaggi e tutto il resto. Ma quando si hanno davanti porti per PC di questo genere, purtroppo non possiamo dire che tutto è bello, tutto è fantastico e far finta di nulla. Non si può fare e dobbiamo attendere una patch, ma comunque quel che è fatto ormai, e il gioco rimane segnato almeno nella recensione. Poi non metto in dubbio che magari chi lo giocherà tra un mesetto giocherà praticamente un altro gioco, forse. Per adesso io sconsiglio di comprarlo ora a tutti gli utenti PC. Non lo comprate ora, aspettate le patch, perché rischiate di non godervelo appieno. È un bellissimo gioco se risolti questi problemi tecnici, e quindi aspettate che questa qualche patch risolva i problemi. Non buttatevi a capofitto. Sì, perché più che altro adesso, diciamo, è più un nervosismo dovuto a queste fasi, soprattutto con la Batmobile, che appunto dicevi all'inizio è molto concentrato su quello. All'inizio quindi... è concentrato sulla Batmobile, sì, con qualche sezione a piedi come state vedendo ora. Un inizio, diciamo, abbastanza buono, certo non trascendentale, ho visto giochi che iniziano meglio, però non è deludente. Un po' lento, inizio. Un po' lento, proprio perché c'è questa Batmobile che alza di cammina, sfida RA sbloccata. Intanto ci sono anche queste sfide RA che sono delle sfide a realtà aumentata a punteggio. Batman è sempre stato pieno. Intanto qui c'è un altro scagnazzo enigmista. Dimmi perché. Non so nulla, lo giuro. L'ho solo legata e lasciata all'interno. Che cosa? Non ho ancora provato il dual play. Che è la possibilità di switchare tra i due personaggi, non so, Nightwing e Batman. Perché finora ho fatto missioni sempre da solo. Ovviamente troverete tutto nella mia rece, che arriverà in tempi, spero, non troppo lontani. Tanto bisogna sempre tenere d'occhio le ambientazioni con la modalità detective, perché l'enigmista fa dei simpatici enigmi. Tanto qui ne vedete uno. Fa questi simpatici enigmi. Questo per esempio mi sa ci serve la Batmobile. Punto di ancoraggio per Ricello.
Quando Alfred avrà riavviato il sistema, questo infatti non lo posso fare ora. Un po' da Metroidvania questa cosa. Bisogna attendere alcune particolari potenziamenti o momenti del gioco. Comunque sottolineiamo che questi problemi di ottimizzazione non si risolvono con una dual GPU, ragazzi. Non si risolve con, né con un crossfire. No, assolutamente. Quindi... con ogni scheda di vita avrete problemi. Ovviamente se mettete Sicuramente si aumentano con doppia GPU. Non ne ho idea, non l'ho provato con una doppia GPU, non ho mai avuto una doppia GPU perché costa tantissimo, però posso dire che ho sentito dei pareri di gente con una 6,90 che era insoddisfatta. Quindi direi che questi problemi non si risolvono con una dual GPU, e vi sconsiglio comunque, anche se avete la potenza bruta più grande del pianeta Terra, di aspettare ad acquistare Batman Arkham Knight, perché ci serve una buona patch, e non sono problemi relativi a, secondo me, al motore di gioco che è pesante o qualcosa del genere, ma sono relativi proprio a un'ottimizzazione pari a quasi allo zero. Quindi serve una patch, non è che adesso per farlo girare al massimo inzeppate il case di 6 schede video. Non penso sia una scelta saggia, sinceramente. Ecco, forse per adesso c'è il primo caso di dual play, perché vedo che c'è anche Catwoman. Ecco qui la risposta appunto alla domanda che stava facendo Hiro: ci sarà Catwoman? È una domanda con la risposta ovvia, c'è Catwoman, eccola qui. Ah, posso cambiare personaggio, guardate che figata. Intanto Christian dice: ma quale patch, Lib? Ci vuole un miracolo. Io spero basti una patch, ma... Ah, vedi, questo è un KO combo. Se è vero, che figata. Fonte, quel rumor che diceva appunto che la causa è il DRM utilizzato per il gioco. De nuovo? Sì. Io mi auguro che con una patch non so, lo tolgano proprio di tutto. Oh, questo dual play è fantastico, ragazzi. Lo sto provando proprio adesso, è bellissimo. Accomodati. Osservo per te qualcosa di più di una rissa. È fighissimo, ragazzi. Ecco qua le sessioni di gioco con Catwoman. Sì. Posso anche cambiarla, guardate. Volete un'inquadratura più, non so. Facciamo così. Prova magari a vedere un po' come sono i modelli poligonali dei personaggi. Belle, sicuramente. Direi che il modello poligonale è fatto bene. Sembra anche più distruttiva di Batman. Direi che il modello poligonale è buono. Vediamo quanto ti ci vorrà per trasformare una buona partenza in una caduta rovinosa. Prendi quella tua spider a razzo e vai a Chinatown. Sì, direi. Chiedono un primo piano a Catwoman. Sto facendo. Ho fatto tutto. Tornerò a prenderti. I nostri utenti sono molto... Certo che resto qui. Particolari come richieste. Ma vedranno che comunque lo sto facendo. Non è da te farti catturare. Era un agguato, una soffiata, una trappola. Mi ha invitata. Cosa? Parlava di un lavoro. Un lavoro? Del genere furto acrobatico. Sono più furto acrobatico. Volata, ricordi? Eh certo, soprattutto quello acrobatico. Pagano sui tetti di notte per aiutare gli altri. Caro il mio meditabondo Boy Scout. Ora dov'è la mia chiave? Dov'è la tua chiave? Che ridi, Clay? SpongeBob dice: hai addosso due bombe. Lavori spesso per l'enigmista? E Argon dice: vedo Salì. Qualcosa di molto buono. Vabbè, acquistate il gioco solo per questo, allora. Ok, direi che questa fase è terminata. Biografia personaggio sbloccata. Ecco, ci sono anche le biografie dei personaggi, come nei precedenti giochi, un elenco delle caratteristiche fisiche. Non ci sono tutte però, purtroppo, soprattutto per Catwoman. Poi c'è una descrizione del personaggio stesso. In questo caso, chi non conosce Catwoman, e poi vabbè, i punti fondamentali, le caratteristiche fondamentali del personaggio. Questo elenco poi si sbloccherà man mano che andrà avanti con il gioco. Ci sono queste news anche
della città che si sbloccano con i trofei dell'enigmista. Questa è la mappa, gli upgrade ve li ho già fatti vedere prima. E l'elenco dei trofei, vedete, sono 243, quindi non sono pochi. Secondo me c'è qualcosa qui dentro, dai, possibile che... Che l'enigmista... Dove è andata a finire Catwoman? No, eccola. Devo non l'ho vista. Devo sfoderare gli artigli? E sfoderare gli artigli? Nessun soggetto rilevato. E sfoderare gli artigli, dai, mi piacerebbe. A questo punto la domanda è... Ma... con questo dual play si può... diciamo, tra virgolette, sfruttare anche in qualche modo con la Batmobile? Non ne ho la più pallida idea. Buono. Non ne ho la più pallida idea, ma penso che non possa essere sfruttato con la Batmobile, perché la Batmobile la guida Batman, è difficile che Catwoman gli stia appresso. Adesso non vale dal passeggero. Dal posto passeggero va Catwoman, non so, si lancia in qualche modo sugli avversari, ovviamente non su quelli blindati, intendo. Ah, vedete, questo è un altro enigma dell'enigmista, perché sono distratto. Nemici appiedati. Allora, una porta che non va da nessuna parte. Quando tenti di aprirla troppo presto. Forse devo fare una cosa in contemporanea con Catwoman. Vediamo perché. Questa è murata. Numero sì. Questa stanza 101. Porta, ci abbiamo all'ora di gioco? No, sì, di adesso gioco. Ci abbiamo anche la chiusura. Porta chiusa a chiave. Porta chiusa a chiave. Intanto Argon si sta, diciamo, piangendo addosso perché sta dicendo mi sto spoilerando già tutto, però no, guardate, questo si tratta dell'inizio. Sì, sono le fasi iniziali del gioco. Quindi proprio di spoiler c'è poche niente, quindi non vi preoccupate, non abbiamo voluto appunto far vedere il DLC per esempio di Harley Quinn oppure ma guardate qui proprio altri contenuti più avanti. Mamma mia, più avanzati. sì. Va bene, allora se siamo arrivati. L'ultima sfida mortale di Eddie, sono sicuro che sia dato molto da fare. Se ci siamo avvicinati all'ora di gioco, potremmo anche chiudere qui per non andare troppo avanti nella storia, appunto, perché stiamo forse spoilerando troppo, anche se la missione e addirittura tutti quanti FPS, veramente aprivi la porta che la sì, sì, positive. Sì, 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 ho notato anch'io. quindi quanto siamo? Chiudiamo ora? Salutiamo se non ci sono altre domande. Vediamo se hanno qualche altra domanda, Lampo, non so. Magari le ultime, qualcosa, Argon, Christian, qualcun altro, insomma. Chiunque, anche un estraneo. anche. Ringraziano per il counter degli FPS in alto, prego. Sì, ho avuto la geniale idea di metterlo. No, è normale che un gioco così controverso ci va il counter, chiaramente. Farete altri video di questo gioco? Penso di sì, video su YouTube, quindi gameplay brevi un quarto d'ora, molto probabilmente li faremo. Poi se volete altri live più avanti nel gioco potremo anche farli. Dipende di tutto se ci sarà una partecipazione, chiaramente. Qualcos'altro? Se c'è qualcos'altro. Abbiamo 5 minuti di tempo per poter chiedere. Intanto giro qui e faccio qualche combattimento. Sali, Batman. Uno dei pompieri. Intanto rinvitiamo chiunque ci stia guardando a seguirci su gamesquare.it, i nostri canali social, Facebook, Twitter, Google+, quello che vi pare, insomma, siamo più o meno su tutto, tranne che su sì, Instagram sì. E su Flickr, gli altri, insomma, che sono per le immagini. E poi, ovviamente, a vedere i nostri canali YouTube.
Ecco, dicono appunto fare qualche video dopo la patch, quella che dovrebbe essere tra virgolette risolutiva. Scusa, non ho capito qualche... perché stavo sentendo un dialogo, ripeti un attimo. Dicono magari di fare qualche filmato un po', non lo so, forse con la patch risolutiva, dopo sì. La patch, se ci sarà. Dovrebbe esserci, che cazzo? Aspetta un attimo. No, qua. Cioè, ho visto una cosa. L'avete vista anche voi? Creatura della notte. Che cazzo era quella cosa? Ottieni un campione di sé. Vabbè. La creatura pipistrello è ancora libera a Miagani Island. La creatura pipistrello. Sblocco missione a gogo, ragazzi. Non so cosa diavolo fare ora. Ce ne ho troppe. Allora, va bene, dai. Direi di chiudere qua prima che impazzisca. Vi ricordiamo ancora di seguirci su gamesquare.it. Aggiorneremo sempre il sito con miriadi di notizie, con speciali. Ne sono uscita altri proprio in questi giorni. E oggi proprio è uscito quello bellissimo di Fabrizio, nel quale sono analizzati i giochi più interessanti di Kickstarter, i progetti più interessanti. Quindi vi consiglio di leggervelo, perché è molto carino. Poi di seguirci oltretutto sulle nostre pagine Facebook, Twitter, Google Plus, anche Twitch. Di seguire il nostro canale, di cliccare su quel cuoricino che è essenziale per noi per migliorare la nostra gestione dei live. Quindi, se non vi costa nulla, se potete metteteci il cuoricino. E ovviamente anche il nostro canale YouTube, che verrà sempre aggiornato con i nostri video, serie standard, per esempio quella su Auto Survive che stiamo portando avanti io e Gaetano. Ci siamo un po' impantanati, ma troveremo tempo di continuarla. E poi ovviamente altri video, in questo caso Batman Arkham Knight e 4 chiacchiere su 1. Abbiamo fatto proprio uno recentemente per le 3 2015. Direi che è tutto. Se non ci sono altre domandine, chiudiamo il live. Clay, c'è qualcosa? Devi chiedermi qualcosa tu di personale, non so se sono libero stasera. Eh? Non devi chiedermi nulla. Ok. Perfetto, allora salutiamo tutti, ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito e ci vediamo al prossimo live su gamesquare.it, altrimenti sulle nostre pagine del sito. Ciao ragazzi! Ciao!